Colpo di scena in Assemblea regionale siciliana, le tensioni interne alla maggioranza che sembrava si potessero sopire esplodono all'improvviso. La stessa maggioranza va sotto al momento di votare una delle riforme previste nel programma di governo. Con 40 voti contrari e solo 25 favorevoli, l'ARSA ha bocciato la riforma delle province. Alla maggioranza vengono a mancare 11 voti, visto che in aula c'erano 36 deputati del centrodestra. A chiedere il voto segreto era stato Sud Chiama Nord, il partito di Cateno De Luca, e la richiesta era stata appoggiata da 12 deputati in tutto, fra cui Gianfranco Miccichè. Nel segreto dell'urna, ecco l'azione dei franchi tiratori. Maggioranza è riunita nelle stanze di governo e presidente Schifani che sbatte la porta e se ne va. Ora Fratelli d'Italia cerca di metterci una pezza. Il capogruppo Assenza parla di una pagina triste. Cuffaro chiede un chiarimento nella maggioranza. 5 Stelle e Sud Chiama Nord chiedono le dimissioni del presidente della regione. Il PD sottolinea come questo flop è figlio di un altro flop di una settimana fa o poco più, quando è stata bocciata la norma del salva ineleggibili. Insomma, vendette trasversali dentro il centrodestra. Tutto questo nel giorno in cui le opposizioni tornano a riunirsi per tentare un difficile percorso comune. Non si può che dare un giudizio negativo al governo Schifani in continuità con il governo Musumeci. Sono tante le cose che questo governo Schifani immaginava di poter realizzare, però in questo anno non abbiamo visto granché. Di notificare un foglio di via a questo governo che è il peggiore della storia. Intanto la battaglia si sposta sul fronte delle elezioni europee che non saranno più coincidenti con le provinciali. Mentre Fratelli d'Italia si divide in due tronconi, la Lega sceglie la deputata europea uscente Annalisa Tardino per la candidatura e lei lascia la guida del partito in Sicilia, partito che viene affidato al commissario Claudio Durigon. Sarà stato davvero un cortocircuito della mente, una rabbia covata per parecchio tempo e poi esplosa in modo irrazionale, sproporzionato, ingiustificabile. A Favara, in provincia di Agrigento, una ragazza di 17 anni ha accoltellato gravemente il fratello di 16 alla schiena perché colpevole di disturbarla rumoreggiando, giocando con la PlayStation. I carabinieri della Catanense sono precipitati nell'abitazione che sorge in una traversa della strada provinciale 80. L'hanno denunciata per lesioni personali aggravate. Ne risponderà innanzi alla procura per i minorenni di Palermo. La lama, un coltello da cucina, si è conficcata tra il cuore e un polmone. Il ragazzino è stato trasportato d'urgenza in ospedale al San Giovanni di Dio ad Agrigento, reparto rianimazione. Le sue condizioni sono preoccupanti. La prognosi sulla vita al momento è riservata. Il raccapricciante avvenimento risale a venerdì scorso nella periferia della città. La ragazza ha litigato spesso con il fratello, lei impegnata nello studio, lui con la PlayStation tra rumori e schiamazzi. Lei, insofferente al rumore ed esasperata, ha tentato di risolvere la questione nel peggiore dei modi. Non consegneremo le donne della nostra città alla cultura dello stupro, della violenza, del dominio sull'altro, del femminicidio. Le donne catanesi si stringono accanto alla giovanissima concittadina che ha subito violenza alla Villa Bellini e davanti alla prefettura organizzano un sit-in per manifestare tutta la loro preoccupazione per la sicurezza in città, ma anche la loro indignazione e la loro rabbia per quanto avvenuto. Noi vogliamo sapere qual è l'obiettivo che si prefigge a breve termine il nostro prefetto per salvaguardare i diritti, la salute, l'incolumità, la vita delle persone. Qui si tratta che devono essere gli uomini a portare avanti una modifica, a ridisegnare la loro cultura. La cultura maschilista fa male soprattutto agli uomini, oltre che alle donne che poi la dobbiamo subire. Sorella, tu non sei sola, non sarai mai sola. Abbiamo fatto diverse cose e diverse associazioni, diverse realtà, anche singole donne, saremo sempre presenti in questo percorso per non lasciarla sola. Manca anche una questione di attenzione rispetto alle relazioni affettive, rispetto all'educazione, rispetto ad un'educazione rivolta agli uomini affinché tengano conto di quelli che sono i valori femminili e finché mancherà questo non sarà possibile fare il salto di qualità e quindi di rispetto nei confronti della donna. Oltre una decina le organizzazioni per chiedere attenzione rispetto delle regole, controllo, ascolto, servizi per le donne e alle istituzioni, un risveglio civile.
Non si placa, anzi tutt'altro, la protesta dei trattori, degli agricoltori siciliani che si sono uniti a quelli del resto d'Italia contro le politiche di settore dell'Unione Europea e per difendere la dignità del proprio lavoro. Alla mattina di oggi la rabbia di agricoltori e allevatori è approdata sulla statale 189, lo scorrimento veloce Agrigento-Palermo, verso cui ha marciato un lungo e rombante corteo formato da decine di trattori provenienti dai comuni dei Monti Sicani, ma anche dalle Carafriddi e Castronovo di Sicilia nel Palermitano. Poi la sosta del presidio permanente al bivio Tumarrano nei pressi degli ingressi per San Giovanni Gemini e Cammarata. Chiediamo sia alla regione che al governo nazionale sia un tavolo tecnico con gli agricoltori, un tavolo tecnico permanente, la riformulazione della PAC, perché così come non ci aiuta, lo stato di calamità per la regione Sicilia, perché è da giugno che purtroppo le condizioni meteo non sono a favore nostro. In queste comunità piccole le aziende agricole sono il sostegno dell'economia. Quindi devono capire che se moriamo noi muore un'economia. Siamo molto delusi di questo stato che ci ha portato a questo punto. Noi facciamo tanti sacrifici, siamo qua a protestare per il bene di tutti noi e il bene dei nostri figli. Inevitabile il ritardo, se non lo stop al transito lungo la 189 verso i capoluoghi dell'isola come Palermo e Agrigento. I disagi alla circolazione stradale non sono mancati. Sul posto hanno vigilato carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani. Da un lato Sant'Agata e le sue suggestioni, dall'altro la cera e il traffico impazzito, per non parlare delle strade scivolose che richiedono prudenza e attenzione anche e soprattutto a piedi. Per tradizione, nelle ore successive alla festa scatta il piano per rimuovere tonnellate di cera da via Etnea e via Caronda. Si lavora incessantemente dal rientro della Santa in cattedrale per ripulire le strade, in particolare nel perimetro di Piazza Cavour. Operai e squadre specializzate con ogni mezzo si alternano con turni H24. Si tratta di operazioni delicate che richiedono trattamenti dall'idrogetto al cannello, dalla spazzatrice alla ramazza. A seguire in prima persona le operazioni c'è il direttore dell'Ottocento di Gema, Fabrizio Patania. Quest'anno abbiamo registrato, visto il numero di presenze, una notevole quantità di cera a terra in tutto il percorso, in particolare in via Caronda e piazza Cavour. Quindi le operazioni sono particolarmente onerose, ma con l'ausilio delle lavastrade e i cannelli stiamo riuscendo a rimuovere H24. Completata la rimozione della cera si passerà al grip test, sopra del quale si potrà procedere alla apertura delle strade. Sembra di camminare sul ghiaccio anche sui marciapiedi, dove è un'impresa persino stare in equilibrio. È capitato anche tempo fa che sono scivolata, non quest'anno però altri anni passati, però sì, sto camminando e sto cercando di puntare i piedi per non scivolare. Il marciapiede, essendo diciamo un po' più scivoloso già di per sé come cementazione, tende ad essere più scivoloso, infatti molte persone oggi slittavano. È veramente scivoloso, è come camminare sul ghiaccio. Mica tanto, perché io sul ghiaccio ho camminato tante volte. Abbiamo visto tante cadute nel giro di pochi minuti. E mancanza di esperienza. Molte le cadute, a tal proposito si consiglia la massima prudenza, almeno per i prossimi giorni, quando gli effetti collaterali della festa saranno smaltiti. Le reliquie di Sant'Agata sono tornate nella cameretta che le custodisce in cattedrale a Catania. I grandi festeggiamenti di febbraio in onore della patrona si sono conclusi. Giorni intensi segnati dalle lunghe processioni che hanno visto la partecipazione di migliaia di devoti e dallo straordinario impegno di Antena Sicilia e Telecolor per consentire ai telespettatori di poter seguire da casa. Oltre 40 ore di dirette televisive e una macchina organizzativa che ha visto in campo decine di giornalisti, collaboratori, operatori di ripresa, registi, tecnici e amministrativi. L'impegno e la professionalità di ciascuno sono stati premiati con ascolti da record anche quest'anno. Antena Sicilia e Telecolor sono state le due emittenti più viste in assoluto a livello regionale. Numeri altissimi ha registrato anche lo streaming della Sicilia Web, che ha consentito la visione nel mondo della festa di Sant'Agata. Tantissimi messaggi e le attestazioni di stima ricevuti sui nostri social. Il successo riscontrato e ottenuto ci riempie di orgoglio, ci sprona a fare sempre meglio. Grazie per averci premiato, grazie per il vostro affetto, grazie per aver compreso la professionalità e gli eccezionali mezzi che abbiamo messo in campo. Un ringraziamento va anche ai molteplici partner commerciali che hanno creduto nel progetto Devoti Tutti e che hanno manifestato soddisfazione per gli importanti e immediati riscontri ottenuti.
Sono stabili le condizioni della bambina di 8 anni ustionata nella scuola primaria del plesso Foderà a Vittoria, nel Ragusano, lo scorso 30 gennaio, quando dalla valvola di un termosifone è uscita dell'acqua ad alta temperatura che l'ha colpita alle gambe e ai glutei. La piccola, che ha riportato ustioni di secondo grado, si trova ricoverata nella terapia intensiva del centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le ustioni sono di secondo grado intermedio agli arti inferiori e quindi viene seguita sia dal punto di vista della terapia infusionale che viene prevista in questi casi, sia con delle medicazioni che noi facciamo in anestesia generale per ridurre al massimo il dolore delle prestazioni. La bambina psicologicamente come sta? Allora, le ripeto, l'infortunio è sempre un evento traumatico. Aggiunga però comunque che noi nel nostro centro, noi insieme al bambino abbiamo ricoverato la madre, quindi lei è assistita H24 dalla mamma e quindi sicuramente da questo punto di vista la presenza della mamma sicuramente rasserena molto. I genitori della piccola intanto hanno presentato una denuncia querela alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa per chiedere chiarezza e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto a scuola. I legali hanno richiesto anche la documentazione sulla condizione e sulla manutenzione degli impianti termici. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Un controllo totale di tutti i quartieri cittadini attraverso due sale operative presso il commissariato di polizia e il comando dei carabinieri, con 93 punti considerati a forte rischio, videosorvegliati e in registrazione 24 ore su 24 mediante 26 telecamere di ultima generazione. Gela torna a essere una città videosorvegliata non solo sui cartelli stradali ma nella realtà. Questa mattina infatti presso il commissariato di via Zucchetto è stato ufficialmente inaugurato il servizio di telecontrollo cittadino da remoto, una rete di sensori collegati tra di loro alle sale di controllo nei comandi delle forze di polizia, in grado di restituire in tempo reale immagini ad alta definizione di luoghi, strade e piazze. Un'arma in più nella lotta al crimine messa a disposizione delle forze dell'ordine. Ha vinto la comunità, cioè la comunità celeste, può puntare su un servizio di tutela, sui servizi di prevenzione assai utile. Penso che un sistema così innovativo accresca la concezione di sicurezza dei nostri genitori. I cittadini devono capire che questo impianto è un regalo di legalità che le istituzioni fanno proprio a loro. L'impianto è stato realizzato con un investimento di 400.000 euro di fondi comunali. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri 250.000 euro del PON Legalità del Ministero dell'Interno, che implementeranno ulteriormente i varchi videosorvegliati e consentiranno la realizzazione di una terza sala di controllo presso il comando della Polizia Municipale. La nuova videosorveglianza dovrebbe essere una delle soluzioni principali per cercare di ridurre danneggiamenti e fatti che ancora oggi incidono sulla sicurezza del territorio. Una vincita da capogiro di quelle che ti cambiano la vita. La fortuna bacia Palermo. In questa ricevitoria di via Castellana è stato vinto circa 1 milione di euro. Il fortunato vincitore ha centrato un 5 stella e un 5 normale. Una super vincita ed è caccia anche al fortunato. La vincita è avvenuta con una schedina semplice da valutare adesso l'importo, se è da 3 euro, se è da 6 euro, con il superstar. Quindi è stato un 5 più stella più un 5 punti. Per un totale di 1 milione di euro. E caccia adesso al fortunato, come sai? Ma sicuramente, magari per qualche giorno si farà sentire, per adesso ci ha mandato solo messaggi di ringraziamento. Nel quartiere non si parla d'altro. Chi ha vinto, ma al momento nulla trapela. Qua vengono molte persone a giocare e quindi noi non abbiamo neanche idea di chi sarebbe potuto venire a fare questa giocata. Però di solito vengono tranquillamente, giocano, vincono, rivengono di nuovo, si spargia la voce e qua abbiamo abbastanza clientela molto, molto assidua a giocare. Magari è ancora una schedina fortunata, chi ma lo sa? Speriamo, dai. Auguriamo il meglio sempre a tutti. Vedete il lungomare di Sanremo, esatto, alle nostre spalle. Non posso parlare perché mi pippano, no, tutto. Siamo tornati, non parlo. Siamo tornati al Festival di Sanremo dopo 5 anni dall'ultima partecipazione, con un nuovo brano, seguirà un nuovo disco di inediti e poi un tour quest'estate, quindi ne vedremo delle belle. È arrivato sicuramente potente, ha saputo convincere a dispetto delle critiche, diciamo, iniziali. Si sono un po' ringiovaniti in quello che è il tipo di canzone e di interpretazione, fermo restando che Pietro continua ad avere quella sua impostazione lirica. Mi hanno sorpreso molto Ignazio e Gianluca per il modo molto più pop di cantare.
La classifica parziale al momento non li premia, ma il percorso in questo festival che ha saputo superare se stesso con un ascolto del 65,1% nella prima serata è ancora lungo e chissà che questa canzone non assurga nel tempo a capolavoro di nome e di fatto. Altro giro, altra trasferta, altra sconfitta. Il Catania esce battuto anche da Picerno e si porta dietro l'ennesima delusione di una stagione con la squadra che finisce sotto la curva ma a rapporto dai tifosi che hanno chiesto a gran voce di cambiare registro. È un Catania che non reagisce e che adesso deve iniziare a guardarsi dietro restando ai margini della zona play-out. Il Catania che poco prima del quarto d'ora aveva avuto una potenziale occasione con Teglio, un po' troppo lento nella conclusione e chiuso in extremis, ne costruisce due con Costantino a cavallo dei due tempi, decide un gol di Gallo al minuto 20 con gli uomini di Lucarelli spuntati ed imprecisi sotto porta. L'immagine simbolo che dà l'idea della scarsa precisione sotto porta è l'occasione capitata sui piedi di Costantino che si divora un gol praticamente fatto. La sconfitta di Picerno, la decima in campionato, non è solo questo però, è frutto di mali antichi e nuovi di una squadra ridotta all'osso in cui tanti elementi tesserati durante il mercato di riparazione non sono ancora pronti e in generale di una mentalità che non decolla, figlia inevitabilmente di risultati negativi. Nel finale, senza un gioco credibile e con tante idee confuse, ci prova un difensore, Castellini, che su punizione sfiora l'incrocio dei pali. Quindi abbiamo sbagliato qualcosa noi, rifletteremo su quello che ha sbagliato, non ci sono tante parole per descrivere questa partita. Abbiamo perso e dobbiamo rimboccarci le maniche e fare più punti possibili. Se non fai 3 passaggi di fila, diciamo che comunque qualcosa che non va, qualcosa c'è che non va. Ma non è colpa del mister, ma né colpa nostra, ma dobbiamo riflettere su quello che dobbiamo fare e cercare di giocare con più serenità. L'ultima speranza è ora legata alla Coppa Italia, ma per salvare la stagione serve davvero altro.